Saluti a tutti, siamo nello studio del Riformista TV. Sta cominciando a nascere questa televisione, ma vi darà molte sorprese. Adesso andiamo avanti, piano piano, non ci vedete doppio. Siamo proprio doppi volontariamente. Io sono Paolo Liguori, lui è Piero Sansonetti, il direttore del Riformista. A fianco a me c'è un altro, Piero Sansonetti, è un cartonato di Sansonetti a cui mi rivolgerò spesso, e a fianco a lui c'è un cartonato mio a cui lui si rivolgerà in mia assenza. Abbiamo un dialogo che abbiamo intrecciato da tempo sulla giustizia, sui diritti, sulle cose importanti e serie. Si parla di tante cose meno importanti e meno serie. Ebbene, noi questo dialogo lo continueremo qui e anche a distanza, e poi lo allarghiamo a una serie di amici che sono con noi d'accordo a battersi per i grandi principi di libertà. Non direi di giustizia, è una parola troppo malfamata in Italia, però anche di giustizia contro le ingiustizie, direi piuttosto. Allora, oggi, presentando questo studio che sta nascendo, io vorrei riassumere un caso che brucia, scotta, è terribile. È il caso di Pittelli, che è in carcere in sciopero della fame perché dagli arresti domiciliari è stato riportato in carcere perché ha scritto a una sua collega deputata, e questo è stato preso come un inquinamento di prova. Il tribunale l'ha riportato dentro, lui si è messo in sciopero della fame, molti solidarizzano, lui ha detto attraverso la moglie ieri: fermi, io continuerò fino all'estremo limite, ma voi non lo fate. Il Riformista è l'unico giornale che ha riportato tutte le firme di solidarietà, e quindi cedo subito la parola a Piero, cartonato ma anche di persona. Sì, sì, 750 circa firme di solidarietà in pochissime ore, che dimostrano che poi esiste un mondo, una parte della società che a questi problemi si interessa. Purtroppo a questi problemi non si interessa l'establishment, né quello politico, né quello giudiziario, né quello giornalistico, né quello degli intellettuali, non gliene frega niente. Giancarlo Pittelli è in prigione più o meno da 2 anni, ha avuto un breve periodo ai domiciliari, poi appunto l'hanno riarrestato perché aveva scritto una lettera alla Carfagna, anche a Silvio Pellico veniva consentito di scrivere lettere, a Pittelli non è consentito. L'hanno ripreso, riportato in prigione, in isolamento, in un carcere di massima sicurezza. La prima parte della prigione l'ha fatta in Sardegna, a Bado e Carros, il carcere dei mafiosi, dei terroristi, proprio perché era pericolosissimo questo avvocato. Di che cosa è accusato? Ma i reati specifici sono caduti tutti. È rimasto il solito reato di associazione esterna, di concorso esterno in associazione mafiosa. In questa televisione vi spiegheremo spesso di che si tratta. Capite dalle parole che è un reato e che non esiste. È stato incastrato con delle intercettazioni, alcune manipolate, non ho paura a dire questo, manipolate. Allora c'è un'intercettazione, ve la dico, poi chi vuole querela, però se non querelano farebbero bene a scarcerarlo. L'intercettazione è di un sospetto mafioso che parla con sua moglie, dice il sospetto mafioso: qui abita Giancarlo Pittelli, chiede sua moglie: ma è mafioso? Risponde il sospetto mafioso: no, è avvocato. L'intercettazione viene tradotta, dattiloscritta, ma con qualche piccola modifica. Il punto interrogativo salta. La moglie non dice più: ma è mafioso? Ma dice: ma è mafioso. E finisce lì. E salta il punto interrogativo e la risposta: no, non è mafioso. Questa cos'è? Questa che cos'è? Ditemi se non è persecuzione. Ma questa è una cosa... Dimmela te se non è persecuzione. No, io sono preoccupato. Com'è possibile nel 2022 in un paese democratico? Sono preoccupato perché tu hai detto una cosa che ho ascoltato: se non ci querelano, allora lo devono scarcerare. Io penso che lo devono scarcerare almeno agli arresti domiciliari. Però purtroppo temo che per non farlo, accaniti come sono, ci querelano e lo tengono ancora dentro. Allora, dico a chi di dovere, lancio un appello, lo farò ancora anche da TG.com, lancio un appello: si devono muovere nel governo, si devono muovere dei ministri, si deve muovere il ministro della giustizia, si deve muovere il ministro degli interni, si devono muovere delle autorità, perché Pittelli andrà fino in fondo e la cosa è grave. Questa inchiesta, Rinascita Scott, lui ve ne ha raccontato una parte, è un
guazzabuglio, dove i reati specifici cadono e rimane il concorso in associazione a delinquere, concorso esterno. Forse non esiste? No, non esisteva proprio, lo hanno inserito nel codice a un certo punto i procuratori, non la magistratura, alcune procure. Beh, è stato usato malamente, è stato più volte sconfessato in Europa, basta, basta. Io rivolgo da qui un appello e ti chiedo, farete ancora sul giornale la campagna? Noi non molliamo, noi vogliamo sapere perché Pittella è in prigione e vogliamo sapere perché il mondo politico non si muove. I suoi compagni, quelli del centrodestra, quelli del centrosinistra, chi ha in qualche modo un affetto, non per Pittelli, per il diritto. Perché non si muove? Hanno preso questo Cristiano, che è un ex senatore, un ex deputato, è un avvocato importante, l'hanno preso per il collo e gli hanno detto tu sei un avvocato e noi ti massacriamo, questo hanno fatto. Il mondo politico perché non interviene? Ha paura, ha paura. E allora ditelo, abbiamo paura della magistratura, ve lo voglio sentir dire. È così. E questa è solo la prima delle nostre iniziative, da questa televisione che sta nascendo, il Riformista TV, questa registrazione la trovate naturalmente sul web, perché la posteremo su riformista.it, su tg.com e dovunque capita, e vi invitiamo anche a prenderla e a riproporla nella rete. Ci fermiamo qua, ma ne vedrete delle belle. E domani torniamo. Grazie Piero, torneremo sicuro.